Ragazzuoli, bentornati sul canale di De Daniele. Siamo con la nostra Dolores. Siamo al falò del Borgo dei Non Morti. Ma attenzione, perché abbiamo aperto lo shortcut, quindi adesso possiamo iniziare ad avanzare. Prima di fare tutto ciò, mi raccomando, lasciate tantissimi like, iscrivetevi, attivate la campanella, come al solito, ragazzi. Dunque, è vero, lo scorso episodio vi avevo chiesto di dirmi se avessi dovuto uccidere il mercante per prendere gli oggetti che ci interessano oppure no. È anche vero che non avevo pensato al fatto che sto oggi registrando di seguito, almeno un altro episodio, ovvero questo, perché ho un po' più di tempo libero. Sapete che io, insomma, ho sempre devo lavorare, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, cavolo, mo che faccio? Quindi vabbè, tanto qua ci ripassiamo, ragazzi. Quindi voi comunque poi lo leggerò e poi ci torniamo dal mercante eventualmente. Chiaramente tutto questo discorso cambierà, mi prendo giusto un minutino, ragazzi. Avrete visto il video di domenica, che è uscito domenica, in cui annuncio finalmente che ho trovato casa e avrò a disposizione la fibra. Avere la fibra è molto importante, ragazzi, perché mi permetterà di gestire meglio anche questa serie, in quanto potrò, adesso devo per forza di cose registrare episodi prima, sia per una questione di tempo, anche per una questione di caricamento su YouTube, perché adesso io per caricare un video di un'oretta ci metto veramente, lo devo lasciare di notte acceso il computer. Quando avrò la fibra sarà tutto diverso, perché a quel punto io potrò anche registrare la mattina un contenuto e farlo uscire la sera. Quindi ci organizzeremo in maniera diversa. Per adesso lavoriamo un po' così. Un po' avete pazienza voi, un po' di sondaggi faccio io e vediamo un po' di organizzarci. Non perdiamo tempo, ragazzi. Dunque, saliamo qui sopra e adesso dobbiamo andare a affrontare una situazione un po' pericolosa, perché innanzitutto sarebbe da capirsi se prendere quella spada con l'arco, ma ci sarebbe da fare dei calcoli adesso sulla destrezza che... eccolo qui. Che diciamo non farò. Devo, appunto, adesso che avrò due giorni fermo dalle registrazioni. Sento passi. Esatto. Questa volta siamo partiti bene. E mi studio anche delle cosettine io, ragazzi. Mi faccio uno studio un po' prima per capire le statistiche, come bilanciare un po' il tutto. Vieni qui tu. Vieni. Fermo restando che i vostri consigli hanno la priorità. Beh, che devo fare? Il ballo di San Vito stiamo a fare? Dai, ok. Vedete com'è facile morire in Dark Souls? Vediamo lui come ha fatto. Ostia, vedi, affrontava lui. Ha fatto un roll di troppo, guardalo. Ah no, è morto. Ah ok, infilzato probabilmente. Qui c'è una trappolozza, ragazzi. Questi topi sono molto pericolosi. Esatto, vedete come anticipano? Portiamoli qui. Portiamoli qui. Se ci vengono, eh. Cerchiamo di ammazzarli in fila se riusciamo. Madonna, la lentezza. Ok. No, dammi quello. Dammelo, vedete? Hanno l'umanità, perché si nutrono di cadaveri. I passi che sentite qua sopra sono quelli dei nemici, però mi fanno sempre prendere i colpi. Sei rimasto solo tu? Perfetto. I topi sono maledetti, raga. Possono sembrare semplici, ma in comitiva dicono la loro. Ok, sentite la campana? È quella della chiesa dei non morti. Ok, questo sarà un episodio, ragazzi, che probabilmente vedrà... metterà alla prova la nostra resistenza. Chiesa dei non morti. Ok, la campana non è qui. Nel senso, è qui, ma... no, aspettate, fermi. Qua sopra c'è un altro cavaliere d'argento qua sopra. Aspettate un attimo. Vorrei affrontarlo, eh. Dai, che già stiamo a diventare master con i perri. Allora, vedete? Qui c'è una bella situazione, c'è quel cinghialotto super corazzato che c'è una tecnica per riuscire a sconfiggerlo. Ce la rischiamo, ragazzi. Ve lo dico sinceramente, ce la rischiamo. Però aspettate, perché io non sono andato qua dietro? Ok.
No, io devo aprire qua. Aspettate un attimo, raga. Aspettate un attimo. Allora, fermi, fermi, fermi. Perché? Sto a dimenticare qualcosa. Il drago sta sempre qui, però. Devo fare una corsa? Non mi ricordo, lo sapete? Questa mi sfugge, sta cosa. Ciao amico mio. Ah no, pure qua mi colpisce. Maledetto. Devo fare la corsa, secondo voi? Ah, no, mi prende lo stesso. Devo aspettare che finisce proprio. Dobbiamo arrivare lì, ragazzi, eh. Proviamo, proviamo. Non credo ci riusciremo. Forse no. No, no. Dobbiamo riuscire a scacciarlo, ragazzi. O lo facciamo con quel metodo che vi ho detto, ma non c'ho l'arco e soprattutto qua c'avevo 2200 anime. Non ci posso credere, ragazzi. 2200 anime. Queste sono perdute. Sono maledettamente perdute queste, raga. Vediamo un po', va. Vediamo un po', va. Sono perdute ste anime, raga. Oh no, stanno qua. Forse io la faccio a prendere. Ma scusate, ma qua dietro non mi dovrebbe prendere lui. Infatti. No! Ho sbagliato. Porca miseria. Ah, ecco, mi sono ricordato, ragazzi. Dobbiamo aspettarlo qui. Fermi, fermi, fermi. Adesso lui scende, spazientito, perché non può fare il suo attacco. Scenderà e noi gli passiamo sotto. Eccolo. Via, 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 via. Mi sono ricordato, scusate, ogni tanto la memoria fa cilecca. Perfetto. E mo lui se ne va. Vai via, vai via. E qui ragazzi. No, no, devi andare via, amico mio. Ecco qua, è andato via. Perfetto. Qua ragazzi, attenzione. Ciao. Tanto ci vedremo. Ci ritroveremo, amico mio. Qua troviamo una delle armi più efficaci del gioco. Non dico potenti, dico efficaci. Non questa, ma questa. La Claymore, ragazzi. Questa pure era tra nelle mie intenzioni utilizzarla, anche perché la run che feci io utilizzai la Zweihänder, e la Claymore, comunque mi incuriosiva. E per cui adesso ci leggiamo anche la descrizione. Qui ci sono non morti innocui. Ok. Li uccidiamo giusto perché tanto tutto fa buon brodo. Perfetto. E qui abbiamo un'altra cosa bella di lore. Questa è la statua che rappresenta il figlio primogenito di Lord Gwyn. Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto con Soler, no? Il problema è che questa statua non ha la testa, di conseguenza non possiamo capire a chi appartiene, cioè le fattezze, la fisionomia del primogenito di Gwyn. E su questa statua ci sono stati fatti praticamente innumerevoli supposizioni. Sia lodato il sole, vedete? La frase che ha detto Soler, perché molti credevano appunto che sia una statua, che sia la statua di Soler. No. Allora, fatta questa prima figuraccia iniziale, vedete lui è bello umano con l'elmo del cinghiale, è del cinghiale quello mi sembra. Intanto apriamo la leva così possiamo passare. A questo punto livelliamo e proviamo ad affrontare il cavaliere sopra. Fatto
forza 20, come avevamo detto. E già, per esempio, non possiamo più portare. Guarda, già 1800 anime servono per fare un livello, ragazzi, eh. Però adesso abbiamo la forza a 20. Vabbè, ma adesso andremo su altre caratteristiche. Allora, tu. Bene. Proviamo. Proviamo a affrontare il cavaliere, raga. Non mi ricordo se stava girato di spalle o ce lo troviamo subito davanti, sapete? No, non ce la... ma non ce la facciamo così però. Forse sì. No! Pazza che pigna! Scusa, amico mio, è che. No, vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Vieni giù. Vieni giù. Vieni qui, bravo. E combattiamo qua. Così se perdo le anime. Siamo qua vicino. Dai. Dai che ci sei. Oddio, ma come ha fatto a stare qua? Ma come ha fatto? E lui è cattivo. Lui è più potente di quello che abbiamo affrontato. Tra l'altro mi sa che non è manco per riabile. Sapete, raga, vi dico sta cosa? Ammazza che pigna. Che poi tra l'altro mi sa che neanche con lo scudo, cioè perché nel senso. No, non devo andarlo. Fermo, 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 fermo. Sta impazzì. Mi sa che neanche con lo scudo, cioè con lo scudo ci sfonda lo stesso. Nel senso non c'entra il danno, però ci toglie tutto quanto la stamina e non possiamo fare nulla. Ci riprovo un'altra volta, se no. Perché non ricordo se fosse possibile perriarlo, lo sapete, ragazzi, c'ho proprio sto dubbio. Già sta. Vabbè, dai. Ah no, è vero, no, sennò poi per recuperare le armi è un bordello. Ma dove si era buttato lui prima, scusate? Si era buttato di sotto. Mo' è sceso da. Fermo, 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 fermo. Vieni, vieni. Riproviamo, dai, amico mio. Proviamo a fargli backstab. Eh sì, come no, certo. Mo' gli ne fai tre del backstab a questo. Ovviamente t'attacca quando stai bevendo, no? Perché c'è anche questo in programmazione. Vabbè, io ci riprovo un altro paio di volte. Vi taglio chiaramente. Perché sennò diventa un po' troppo lunga la situazione. So proprio stupido. So proprio stupido. Intanto do una bella botta sui reni. Intanto cominciamo così. E mo' via giù. E mo' ce la combattiamo qui. 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 No, no, vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni.
e muori. Mamma mia, raga. Mamma mia, mamma mia. 2418. Dai che ci abbiamo un altro livello da fa. Ora, non ricordo sinceramente se lui rispone, perché potrebbe essere una buona cosa per farmare. Non è male, non sarebbe male. Andiamo su con vitalità, raga. Serve. Serve assolutamente. E la stamina. Stamina e vitalità servono assolutamente. Poi di volta in volta ci vediamo la roba. Dobbiamo leggere degli oggetti, ragazzi, che abbiamo preso la volta. Mazza, oh. Mi ho fatto fuori il cavaliere nero. E adesso tu non devi rompere. Titanite. Le titaniti, non ve l'ho detto lo scorso episodio, servono per potenziare le nostre armi. Ce ne sono di varie forma, specie e grandezza, a seconda delle armi e a seconda del livello che vogliamo portarle. La titanite piccola ci fa portare l'arma a più 5, la titanite grande, non mi ricordo adesso il nome preciso, a più 10, fino a più 15 arrivano le armi. Ora qui c'è una situazione bella intrippata, ragazzi. Aggriamo lui. Vieni qui, vieni, 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 vieni. Madonna mia, l'artrite proprio, vabbè, giustamente. E andiamo con l'attacco in salto. Perfetto. Dai, su, vieni. Addirittura. Vabbè, che stiamo a fa? L'importante per adesso è non aggrare il cinghialotto. Fulliamoci e andiamo su a sgomberare un po' l'aria, perché ci sta. Questo qui è brutta, è una brutta zona, ragazzi, questa. Bruttissima zona con gli arcieri. Madonna santa. Ho fatto un liscio clamoroso. Ho finito la stamina. Che ho detto poco fa? Quanto è importante la stamina? Lui sta infervorato, ma sta bravissimo. Ci siamo fatti proprio un... Allora, aspettate un attimo. Facciamo questo. Mamma mia, ragazzi. Ok. No, non devo cadere. Non devo cadere. Teschio esca. Questo teschio, come dice il nome, se lo lanciamo attira in teoria i nemici verso da dove lo lanciamo, fondamentalmente. Allora, qui c'è un trucco per uccidere questo cinghiale corazzato, ragazzi. È inutile colpirlo da davanti perché non gli fate nulla. Lui vi carica, voi venite qua dietro, cercate di non fare le cavolate. Appena lui si gira, ha una zona scoperta, che è il deretano. E io ho completamente missato. Perfetto. Adesso devo girare. Piano. Ho fatto un'altra volta la cavolata, raga. Ci posso credere. È difficile, non è semplice, ma ce la facciamo. Mannaggia, non così, dobbiamo fargli un ripost. Vieni. No, l'ho fatto bruciare col fuoco. Ma veramente? Elmo zanna di cinghiale, ma non la sapevo sta cosa. Potete anche, se volete, bruciarlo, portarlo qui sul fuoco e dargli, appunto, fagli fare male. Allora, amico, sì, facciamo un bel turnaround. Allora, mamma mia, la chiesa dei non morti, ragazzi. Eccola lì, questa è la chiesa dei non morti. Ma prima di arrivare là ci abbiamo ancora delle zone da fare. Allora, io non mi ricordo se là sopra c'era qualcosa che non ho preso. No, abbiamo preso tutto, quindi usciamo qui. Qui c'è una bella trappolona, ragazzi, attenzione. Ecco, lui adesso scapperà per attirarvi. E noi faremo questo. No, la telecamera non deve fare questo, però, la telecamera. E neanche... No, vabbè, raga. No, vabbè. Cioè... Ma come ho fatto a missare che ce l'avevo bloccato? Ce l'avevo. Meno male che questi li sciotto, però... Insomma... Ce ne sono tanti altri, raga, qua. Questa è un po' una zona piena. Vedete, qua ce ne sono altri due.
Questo già va bene, lui si è buttato proprio in maniera sconsiderata, ma va bene. Allora, qui... Madonna, che paura, ragazzi. Te meriti un backstab. No, non è riuscito, ma va bene. E, ok, mo so finito. No, guarda, 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 ti so. Sti maledetti. Allora, prendiamo sto oggetto. Chiave misteriosa. La chiave misteriosa. Ho sentito passi. Ah, ma sta là sopra. Ok. Scusate. Allora, chiave misteriosa. Che sto a fa? Mi sto rincoglioni. Chiave misteriosa. Eccola qua. Assomiglia a una normale chiave. Sembrerebbe essere una normale chiave di una cella di prigione. Lo scopo di questa chiave è ignoto. La useremo non fra tantissimo. Vedrete dove. Ce la rischiamo, andiamo safe, ragazzi. Scudo alzato e via. Abbiamo due. Ah, oh, mi stavo a dimenticare. Fermi, fermi. Qui bisogna fare un po' di platforming. Piano piano. Ci recuperiamo questo oggetto. Che non mi ricordo che cos'è, ma lo vediamo. Grande anima di non morto perduto. Ottimo. Ecco, io avevo ricordo che qui questa fosse la chiave. Invece no, la chiave si recupera sotto. Allora, qua sopra che c'era? Non mi ricordo. Un agguato. Ah, no. Ah, sì, come no? Mo so dolori, ragazzi. Allora, qui. Qui, così. Dunque. Esatto. Allora. Con calma, ragazzi, mi devo fullà. Mi fullo perché se no se famo male. Sapete una cosa? Non mi ricordo una meccanica. Non mi ricordo se, può fa se si può fare il backstab a due mani. Non me lo ricordo. Però non lo provo adesso a sperimentare. Questo è un cavaliere, se non mi sbaglio, di Berenic, che viene da Berenic. Questo c'ha un bugler, vedete, ci può fare anche il parry lui, eh. Ecco, e non ci credo che non mi è entrato. È tosta, ragazzi. Adesso è andata male. Scudo del cavaliere. Allora, qua ci dovrebbe essere un'informazione. Poi ci leggiamo mano a mano tutta la roba, ragazzi. Però adesso quello che mi ricordo lo facciamo subito, sul momento. Allora, questo non c'ha fisica 100. Ah no, sì, anche questo è 100 di fisico. Però mi sa che è ancora meglio il nostro. 85 a fuoco, ragazzi. Questo c'ha un punto in più a stabilità. Però vabbè. Scudo medio di metallo elegantemente inciso e dipinto. Sebbene si ritenga sia stato usato da antichi cavalieri nobili, le sue capacità difensive sono simili a quelle degli altri scudi. Vabbè. Ah, questo volevo leggere. Questo poi c'ha fisica 100. Questo è lo scudo del soldato vuoto. Non è per nulla male, ragazzi, eh. Cioè, vi dirò che forse anche è meglio di quello che abbiamo noi, perché... Cioè, pecca soltanto in durata, perché... Ha una difesa al fuoco 65, però c'è una difesa elettrica 50, mentre il nostro 45, e poi c'ha 30 a magica e il nostro 20. Vabbè, per adesso ci lasciamo il nostro, poi vedremo. Però ecco che mi ero dimenticato, ragazzi, mi ero dimenticato di equipaggiare, abbiamo un elmo, due elmi. Allora, questo è l'elmo Zanna di cinghiale, che pesa 8, non ce lo mettiamo. E anche se adesso potremmo mettercelo comunque perché siamo praticamente nudi. E anzi, forse ce lo mettiamo. Ho detto una cavolata. Allora, questo elmo dice: testa mozzata di un cinghiale zanuto corazzato. Presa da colui che l'ha ucciso come prova della vittoria. Proprio come gli dei fecero con la testa dell'antico drago. Può essere messa in testa e usata come inaspettato pezzo di equipaggiamento protettivo. Inoltre, c'è scritto: permette di attaccare usando le zanne. Questa, per esempio, è una bugia. Perché? Sia che tu gli vai incontro ai nemici, sia che gli rolli, eccetera, non gli fai minimamente danno, quindi non si sa. Però è figo. Yeah, dai, voglio dire. Certo, è un po' ingombrante, occupa un po' la vista, però quanto è figo. Per adesso ci protegge e stia... Addirittura... Midroll? Come non detto, ragazzi. Scusate, devo farmi... Ecco, sempre per quanto riguarda farsi gli studi sui vari elmi, no?
Però questo ce lo possiamo mettere. Elmo indossato dai soldati vuoti sarà anche vecchio e ammaccato, ma la sua struttura in ferro lo rende piuttosto resistente. È sempre consigliato indossare una solida protezione contro le frecce e le altre minacce fisiche. Questo almeno è un po' più carino, un po' più nuovo e via. E siamo in fatro, sì, in fastroll. Perfetto, da qui vediamo qualcosa? No, vediamo là sopra delle mura. Quella, ragazzi, è Anor Londo. È la capitale dove sono gli dei. E lì c'è un simpatico amico che potremmo anche con un coltello da lancio triggerare, ma non lo faremo. E proseguiamo. Fatemi sapere, ragazzi, se vi interessano queste informazioni, giocarlo in questo modo, eh. Io vi racconto le cose che so, e come vi dicevo nell'introduzione, quello che non so me lo dite voi, perché sicuramente tra di voi c'è chi ne sa molto, molto più di me per quanto riguarda Dark Souls, quindi aiutiamoci a vicenda. Poi se mi dite, guarda, vedo che la maggior parte delle persone dicono, oh, ma vai più veloce, spedito, giochiamo, eh? Allora io mi adatto, ragazzi, tanto per me non è un problema, io assecondo quello che vi fa più piacere. Esatto, qua è brutta. Qua è brutta, ragazzi. Qui abbiamo un attacco a forbice e dobbiamo riuscire subito a toglierci di mezzo questo. Esatto, per questo intendevo l'attacco a forbice. Sapete che mi ricordavo un po' più resistenti sti cavalieri di Berenic? Eh no, però, amico mio. Vedete, se ci avessimo. Ah no, ci abbiamo un'umanità, però non ci ha droppato nulla. Siamo stati un po' sfortunati. Qua ce n'è un altro qua in fondo, eh. Ah no, qua sì, è l'entrata delle scale. Allora, qua ci abbiamo due strade, ragazzi. Alla chiesa possiamo entrare o da quel passaggio laterale o da davanti. Allora, facciamo prima una cosa. Andiamo qui, ma per un semplice motivo. Perché apriamo lo shortcut. E ci abbiamo la chiave dei sotterranei, che mo ce la leggiamo. Esatto. Shortcut aperto. L'alabarda. Pure questa è un'arma che non ho mai utilizzato, ma deve essere una figata. Ecco, abbiamo attirato questo. Va bene. Mazzao. Che stile, ragazzi. Ma quello c'ha una spada. Ah no, è sempre la stessa. Dai, però droppatemi qualcosina, maledetti. Allora, dicevo, o entriamo da qui, ma è un bordello, perché ce ne stanno altri due di quelli. Quindi è tosta. Oppure facciamo un'altra cosa molto più intelligente. Andiamo qui di lato. Esatto. Facciamo fuori queste guardie, questi soldati brutti. Ok, calmi. Ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Perfetto. Ok. E via. Allora. Qua dentro c'è un golem enorme che voi adesso non vedete, ma mo lo affronteremo presto. Qui andiamo verso un'altra zona, però ci vado perché, a parte che è una zona di estremo ristoro, è un po' come il santuario del legame del fuoco, iniziate già a sentire un battito su una scure, altro personaggio iconico di Dark Souls. Eccoci qui. Accendiamo il falò, mentre questo c'ha un'armatura fighissima. Sono due personaggi, ragazzi, iconici. Guardate, questo c'è tutto in tutto punto, vedete? Questo c'è la classe del cavaliere con l'elmo del cinghiale. Allora, qui abbiamo la fortezza di Sen Fortress, che è praticamente l'ultimo baluardo prima di arrivare ad Anor Londo. Non possiamo entrarci adesso, le porte sono chiuse e vedete lì seduto Sigmire of Catarina. Un altro personaggio, la sua armatura a cipolla. Parliamoci. Sa che sta a dormire. No. È fantastico. Mi sa che adesso non ci parla, Hello, forse. Ah no, sì. forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeyer of Caterina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge.
no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Non riesce ad entrare, non sa come entrare, non sa qual è il modo per entrare. Still closed. Still closed. Mm. Dovremmo in qualche modo aiutarlo noi in questo percorso, sia nell'aprire la porta, sia poi in futuro, vedremo. Poi dalla quest tutta, sinceramente ragazzi, non me la ricordo, poi mi aiuterete sempre voi. Mentre adesso abbiamo ravvivato questo falò, ci sediamo, livelliamo e poi andiamo al piano di sotto, prima di proseguire per la chiesa. Avanzamento di livello, un bel livellozzo a vitalità, ci sta tutto, lo accetto, ok. La portiamo a 15 vitalità, ragazzi, come abbiamo detto. Allora, qui c'è il nostro fabbro. Eccolo qui. Fantastico. E lì abbiamo un demone della titanite che ci aspetta. Vedete com'è contento di vederci? Fantastico. Allora, da lui chiaramente possiamo fare come dal fabbro che abbiamo incontrato a Petit Londo, potenziare le nostre armi, eccetera, eccetera. Andre di Astora. Ecco qua, parliamoci prima. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed, but every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. Che dobbiamo comprare? The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, eh? Giusto, giusto, giusto. Sono d'accordo, abbastanza d'accordo. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. Infatti esiste anche un altro kit per potenziare le armi. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Ma tu sarai un fidato compagnero, amico mio. Allora, parliamoci ancora. Armor just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first, well, that's up to you. But nobody wants to see you go hollow. So whatever you do, you'd better do it well. Ok, abbiamo finito l'idea di dialogo per adesso. Apprendiamo gesti. Urrà, questo è figo. E allora, lui vende anche oggetti. Vende la titanite al costo di 800 a pezzo. E poi vende una cosa importantissima, il cimiero di Artorias, che poi in futuro vedremo chi è Artorias. Questo cimiero apre una porta del giardino Radice Oscura, sigillata da un'antica magia. La porta conduce alla tomba di Ser Artorias, il camminatore degli abissi. Molti avventurieri si sono spinti nella tomba, ma nessuno vi ha fatto ritorno. Sono tutti caduti vittime dei banditi locali. In mani inesperte questo cimiero può fare più danni che altro. Questo costa 20.000 e lo dovremmo prendere. Lui vende gli attrezzi da fabbro per potenziare da noi le armi. Vende per potenziare le armature. E vende il kit di riparazione come il mercante di prima. Lui lo vende sempre, vabbè, il prezzo è lo stesso, 2000 anime, quindi. Poi vende le spade, spada larga, spada lunga, spada bastarda, questa che è l'ascia da battaglia che ce l'ha come classe il bandito iniziale, la picca da guerra, tutte armi che io non ho mai usato sinceramente, e i cestus che sono proprio i cazzottoni fondamentalmente. Gli scudi, gli scudi, bah, quelli che abbiamo noi vanno più che bene, quindi non mi ci soffermerei. La freccia, ok, tanto ci abbiamo soltanto la balestra. Non vende l'arco, pensavo vendesse pure l'arco, non mi ricordavo sta cosa. Allora, prima di iniziare a lavorare con le armi,
Certo, Andrea, prima di iniziare a lavorare con... A parte che c'era un oggetto qua dietro? No, assolutamente no. Prima di iniziare col potenziamento delle armi, ragazzi, dobbiamo innanzitutto capire quale arma all'inizio vogliamo tenere. Dunque, facciamo una cosa. Noi abbiamo preso pure la Claymore. Fammi vedere un attimo, perché sta mazza qua è potente. Ecco, la Claymore 103. Pesa 10. No, questa è Svend, scusate. La Claymore 103 pesa 6. Eccola qui. Siamo in midroll. Però la Claymore è tanta roba, ragazzi, eh. C'hai l'affondo, c'hai la spazzata. E attacco in corsa. Aspettate solo. Ah, no, questo è l'affondo. Oh, annaggia a me. Ah, fa sempre l'affondo. Aspetta. Allora, attacco in salto quello. No, non lo fa. Ok. Esatto. Ragazzi, qua dobbiamo capire. Dobbiamo capire, ragazzi. Certo che togliendoci magari i gambali, il grembiale, siamo in fast roll. Certo, proprio poca roba, eh. Facciamoci un giretto, tanto adesso abbiamo livellato. Beh, ci abbiamo sempre 1000 anime, però facciamoci un attimo una prova. Dobbiamo affrontare Golem. Cioè il Golem, scusate, io lo chiamo Golem. È un cavaliere grosso, mo vedete. E vediamo un attimino con la Claymore, va. Facciamoci un girettino con la Claymore. Ok. Questo è un bel attacco, ragazzi. Ci andava. Vedete? Certo. Gli facciamo più male col bastone o... Però no, c'ha 87 il bastone. Spada lunga. Allora, vediamo un po' che riusciamo a fare contro Genoveffo qua. Va. Armatura soldato vuoto. Ma con la Claymore non la possiamo indossare adesso, se non aumentiamo la stamina. Eccolo. Lui. Vieni. Fa paura, eh? Guardate quanto gli togliamo poco. Mi sa che lui, se non dico una cavolata, non si può neanche per riao, sapete? Per carità. Un po' rinco, eh. Però, se te prende te fa male, raga. Lo posso assicurare, soprattutto con quel colpo che avete appena visto. Questo ti spezza la guardia. Ok, certo, questa è una tecnica, quella di girare un po' intorno ai nemici, questo... Però ecco, se vedete, ci ha tolto tutta la stamina, ragazzi, eh. Un po' di pazienza ci vuole, dai, su, però, mo... Dai, vedete? Però con lo scudo, fortunatamente, non prendiamo danni fisici. Qui dà la stamina. No, che... dai, appena in tempo, raga. Per un millesimo di secondo. E comunque ci ha dato. Spada possente. Titanite. Mamma mia, beh, queste sono armi che. Se decidiamo di fare un personaggio forza, ma andiamo proprio tranquilli. Esatto. Non è tanto differente da Claymore. Pesa un botto di più, fa più danno, chiaramente. Vediamo un po' che ci dice la descrizione. Allora, un gigantesco spadone pesante. Poche persone hanno i requisiti per brandire questa pesantissima mazza mostri. È l'arma preferita dai cavalieri di Berenic, noti per la loro pesante armatura, e da Tarkas Ferro Nero. Quindi Tarkas Ferro Nero è un cavaliere di Berenic. E serve 28 a forza per brandirla. E insomma. Allora, dove sta la Claymore? Eccola qui, Claymore. Torniamo con la Claymore. E a questo punto, raga, tanto lui è un nemico unico, non risponerà. Quindi facciamoci un livellino. Io non butto nulla, raga. Ve lo dico. E poi vi faccio vedere una cosa molto carina, che è un vanto di questo titolo, ragazzi. Il level design.
famoso level design di From Software, no? Ma col cavolo! Vabbè, aspettate, utilizzo un'anima. Utilizziamo questa qui. Va bene, ci sto. Vitalità 15. Ok. Perfetto. Adesso ci concentriamo sulla stamina. Serve un minimo di peso equipaggiabile, ragazzi, perché ci aumenta. Possiamo così indossare, non dico l'armatura di Havel o di pietra, ma quantomeno possiamo indossare delle armature. Perché se no così, come ti metti qualcosa addosso, vai subito in fat roll. Sì, la prossima volta, dai. Ok. Vedete, il terzo colpo con la Claymore è a rischio, eh. Lui è un po' distratto dalla vita in generale. Cioè, già, pensate che noi, già nelle prime fasi di gioco, potremmo portare la Claymore già, mi sembra, più 15 al massimo, e diventa un'arma devastante. L'anima della guardiana del fuoco. Questa possiamo donarla, ragazzi, alla guardiana che sta sotto il santuario del legame del fuoco. Lassù c'è un incantatore. Certo, quanto è lontano tornare al santuario del legame del fuoco, vero? Molto lontano. Avete già capito, ragazzi? Guardate dove siamo. Pazzesco. Si torna al santuario del legame del fuoco. Eccoci qui. Allora, Torulund è sempre qui. Chissà se possiamo comprare qualcosa. Ok, Petrus. Parla. For our missions are sacred. Acquista oggetto. Madonna, quando costano. Che comprano? Ho detto una cavolata, raga. Talismano ce l'abbiamo, tra l'altro dobbiamo ancora leggerli. A fine episodio me devo ricordare assolutamente. Allora, non mi ricordo se il Crestfallen ci diceva qualcosa qui. Vediamo un attimo. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Lui ci suggerisce di forgiare le armi. Vabbè, non mi ricordo che dica nient'altro. That silly sorcerer's apprentice, Ender. You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. Ci ha dato due informazioni. Uno dell'esistenza di Logan, chiamato Gran Cappello, che a quanto pare è un mago. E questo Logan ha un apprendista che sta nel borgo dei non morti. Quindi, cercando nel borgo dei non morti, dovremo trovare l'apprendista di questo mago. Non è ancora il momento, però vedete quanto è importante parlare con gli NPC? What now? I'm not up for chatting. Ok, ci ho detto pure troppo. Adesso lasciamolo stare. Allora, prima di proseguire, ragazzi, brevemente ci rechiamo a prendere altri oggettini che si trovano qui. Guardate, l'ascensore sale e noi scendiamo qui. Ok. Allora, con calma, perché qua mo mi devo ricordare tutto quanto per bene. Bisogna fare un saltino, esatto. Ok. Ho sbagliato. Camiseria, porca miseria. Via, 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 che mo qua ci stanno i scheletri. Via, 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 via. Allora, gli scheletri poi, tra l'altro, ragazzi, non lo sapete, ma se li uccidete ritornano in vita. Bisogna o distruggere l'incantatore che li anima, oppure avere l'arma incantata, non mi ricordo di quale potere, così da ucciderli definitivamente.
E quella è la zona delle catacombe, ragazzi, una zona tosta, tosta che faremo più in là. Adesso ci abbiamo ancora tante cose da fare qua. Innanzitutto ci abbiamo da non sbagliare quel salto, che potrebbe essere una cosa interessante. E di qua. Da qua pure ci possiamo. Sì, posso scendere pure da qua, sì. Esatto. Allora, Daniele, su, dai, non è difficile, ce la puoi fare. Bravissimo. Guardate l'uccellino lì. Da qui potremmo fare due cose. Allora, qua c'è. Allora, sì, possiamo salire. Allora, salendo di qua, abbiamo la possibilità, ragazzi, pensate, di tornare al rifugio dei non morti. Stando qui, su questo nido, praticamente, l'uccello ci verrà a prendere e ci riporterà al rifugio dei non morti. E sarà una cosa che dovremmo fare. Non subitissimo. Intanto dobbiamo fare questo. Esatto, recuperare questo oggetto. Esatto, vedete, ci abbiamo anche la chiave, la seconda chiave del rifugio dei non morti. Vediamo un po', cosa ci dice. Ecco qua. Chiave delle sbarre di ferro dell'ala est del secondo piano del rifugio dei non morti settentrionale. Il rifugio dei non morti è un'enorme prigione per non morti, suddivisa da numerose sbarre di ferro. Anche se un non morto dovesse fuggire da una cella, non sarebbe facile raggiungere il mondo esterno. Tra l'altro, questa struttura mi ricorda molto la struttura del cavaliere che è morto, il primo che abbiamo incontrato che c'aveva quel buco. Però non so se è un asset riutilizzato, sinceramente. Vabbè. Comunque, vediamo un po'. Qua possiamo cadere, farci male. Perfetto. Vabbè. Adesso non ci andiamo, non torniamo al rifugio dei non morti. Adesso proseguiamo. Bella lei. Oddio, ma è praticamente uguale a noi. Però c'ha gli occhi bianchi. Allora. Vediamo un po'. Torniamo alla chiesa dei non morti e mo' c'è sta una zona un po' tostarella, ragazzi. Vediamo quante smadonne escono. Allora, si va su. Dovremo affrontare quell'incantatore che mi preoccupa, ma soprattutto una bella orda di nemici. Vediamo un po' come procede la situation qua, va. Allora, qui c'è subito un cavaliere rompiscatole. Qua sopra, eccolo. Lui è tosto pure. Si è parato. Lui c'ha il bugler pure. Può fare i parry. Oddio, l'abbiamo incastrato. Zitti. Vedete come si mette in posizione? Eh no, è così non va bene, però, amico mio, eh. Mori. È importante aprire questo shortcut perché vedete adesso abbiamo 10 fiaschette. Perché, come abbiamo detto, il falò del santuario delle gambe del fuoco ci dà 10 fiasche per adesso perché è ravvivato. Allora, qua ci sta la bella zona brutta, raga. Qua è brutto. Qua la situazione è brutta. Qui sono tanti. In più abbiamo l'incantatore che ci spara. Ora ci abbiamo l'affondo. Perché ho messo la Claymore? Perché la Claymore c'ha l'affondo. Che è molto utile per infilzare allo spiedo tutti quanti. Esatto, vedete, due in uno. Guardate quanti so. Giochiamo safe. Questi se te prendono, ragazzi, scrocchiano. Ti scrocchiano proprio. Bene così. Non so finiti, cioè, sai pure. T'ho vista, bello. E non cambia inquadratura. Allora, questo è un problema che c'ho con Lord of the Fallen e c'è pure qua. L'incantatore non sarà semplice, ragazzi. Se ci becca ci fa male, eh. È tosto pure. E si è buttato di sotto. No. Eh no, sta cosa non va bene. No, io devo ammazzare anche perché è un nemico unico. Poi là sotto ci sono pure i cavalieri. Mannaggia la miseria. Non doveva succedere sta cosa, raga. Vediamo la grande anima. Vabbè, intanto facciamo quello che c'è da fare qua. Poi vado giù, io provo a lanciare una bomba. Non mi ci avvicino. Ma che sta a fa?
Vieni? Sì. Ah, pure lui sta a venire. Mamma mia, che palle. Giochiamo di affondo? Va bene. Non fa tornare l'incantatore, però. Avete visto come ci ha sbilanciato? E come moriamo adesso, avete visto? Calmi. Ora. Che maledetto. Per un pelo, ragazzi. Per un pelo. Mi stava per partire, eh. Dove sta l'incantatore? Cerchiamolo, raga. Non possiamo lasciarlo a piede libero. Eccolo. E fai, ma voli tu? Mo' ricordavo sto moveset. Vabbè dai, non ci ha dato nulla. Maledetto. Lui, se non ricordo male, non rispona, quindi. Dunque, adesso. Si va qui. E qui ci dovrebbe essere, se non ricordo male, la cella. Esatto. Allora, qua c'è un. Esatto, guardate lui, poraccio. Ah no, era morto. Però ci dà un'umanità. Un'umanità, esatto. Qui c'è un altro personaggio molto importante. Non qui, ma qui. Esatto. Qui c'è una prigione. Vi ricordate, abbiamo trovato la chiave della cella di una prigione? E qui c'è Lautrec. Eccolo qua. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Sì, possiamo aiutarlo. Esatto. Sì, ho usato chiave misteriosa, va bene. Ok, possiamo andare avanti. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karin. I truly appreciate this, and I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just Non been ce la dà freed, and subito. allow me some time. Lui si trasferirà al santuario delle gambe del fuoco, I'm ragazzi. E free. vi dico subito che non è un Now bel personaggio. I can get back to work. Non sappiamo qual è la sua missione. Ha detto: devo tornare al lavoro. Non sappiamo quale sia la sua missione. Ok. La sua armatura, però, è molto figa, ragazzi. Molto, molto figa. Che è successo qui? Qualcuno l'ha combattuto? E ha scelto un posto bruttissimo per combattere Lautrec. Comunque, ragazzi, siamo arrivati. Siamo arrivati al momento della battaglia contro la prima vera boss fight del titolo. Però, ragazzi, abbiamo due modi per affrontare questa battaglia. O ci buttiamo da soli alla conquista. Oppure chiamiamola in aiuto Soler, possiamo evocarlo. E se non ricordo male, anche Lautrec. L'unico problema, ragazzi, è che dobbiamo tornare umani. E qua troveremo il simbolo di Soler, se non sbaglio, o di Lautrec. E potremo evocarlo per la battaglia. Qual è il punto in tutto ciò? Il punto è che. Lo faremo oggi, ragazzi, nel prossimo episodio. Lo so perché faccio questo, perché so che è una battaglia probabilmente difficile, che mi richiederà molto tempo. Siamo già un'ora di registrazione, un'ora di episodio. Cioè, avrò fatto qualche tagliettino piccolo del cavaliere, non voglio fare episodi troppo lunghi, quindi vi chiedo un po' di pazienza, perché poi faremo tutto. Le boss fight vorrei cercare di renderle e di affrontarle al momento in cui sia almeno all'inizio di episodio o quantomeno a metà episodio. Almeno c'ho tempo di fare.
caos è svanito dopo la sconfitta del re tombale. Ma perché mi stanno a capire cose che non mi sono mai successe? Che cos'è quella cosa? Il re tombale è Nito. Cioè, ok, qualcuno ha ucciso il re tombale e quindi è successo qualcosa anche nel mio mondo. Mi devo leggere sta roba, raga. Non me la ricordo per nulla. Comunque dicevo, questo perché ho poco tempo a disposizione. Dal momento in cui io ho più tempo a disposizione, ho un pomeriggio libero, chiaramente in questo caso se fossi arrivata alla boss fight, anche se avessimo registrato un'ora, io ci avrei sbattuto la testa e magari vi avrei lasciato il try, quello definitivo. Anche questo mi dovete far sapere, le boss fight come volete che le affronti? Volete vedere tutti i try, e insomma fatte in maniera completa? Oppure volete semplicemente che vi faccia vedere magari un po' la boss fight e poi farvi vedere il try, quello in cui sono riuscito a sconfiggerlo? Fatemelo sapere nei commenti. Ragazzuoli, torniamo al... dai, facciamo l'ultima cosa. Torniamo al santuario delle gambe del fuoco. Abbiamo 2400. Non mi ricordo quanto serva per livellare. Fatemi vedere. Per un livello serve... dove stava scritto? Dove stava scritto? Ah, anime 2410, livello 19. Non me lo dice quanto livello serve? Oddio, non lo vedo io sicuramente. Vabbè. Facciamo così. No, non andiamo al santuario, scusate ragazzi. Andiamo dal fabbro. Andiamo da Andre. Perché... faremo una cosa, per la prima volta, faremo tornare la nostra Dolores umana, proprio, oddio, intanto stiamo a portare presso l'incantatore, non è una bella scena, non è proprio una bella scena, in quanto proveremo ad affrontare i gargoyle con Soler, con il nostro compagnuccio Soler. Così vi faccio vedere anche la meccanica delle evocazioni, lui intanto è imperterrito. Amico mio, mi dispiace, ma io devo andare a ammassare il falò. Tu hai finito l'aggro e te ne torni a casa. Eccoci qua. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo già ce l'abbiamo un'umanità. Perfetto, possiamo tornare umani. Per la prima volta vedremo la nostra Dolores. Offrire umanità per tornare umano? Sì. Eccola qui, con le sue spallone, l'ho fatta bella potente, powerful. Ravviviamo la fiamma. Non possiede nessuna umanità, certo, adesso questa la devo consumare. Ok. Utilizziamo un'altra umanità. Perché faccio questo, ragazzi? Adesso lo vedete. Lo vedrete. Usa oggetto, sì. Perfetto. Sediamoci. Ravviviamo la fiamma. Offrire umanità per ravvivare la fiamma. Adesso il fuoco lo vedrete più potente. E... esatto. Vedete? Abbiamo 10 fiaschette. Questo falò ci darà 10 fiaschette. Ed è molto importante. Addirittura potremo portarlo a 20 a 20. Non so se si può fare da subito però. Perché questo è un hub. È come se fosse un santuario delle gambe del fuoco. Da qui ragazzi ci sposteremo in tante direzioni. Quindi è importante avere... una bella ricarica di fiaschette Estus. E dunque la nostra... ecco qui la nostra Dolores, che è tornata umana per la prima volta. E nulla, prossimo episodio si va ad affrontare i gargoyle insieme a Soler. Vediamo se c'è anche l'Otrek. Non mi ricordo. Ragazzuoli, commentate. Spero che gli episodi vi stiano piacendo. Spero che la serie vi stia piacendo. Noi ci vediamo alla prossima. E alla prossima iniziamo a farci le belle risate. Ma proprio belle, 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 belle. Vedrete, vedrete.